Fujifilm sta puntando molto non solo sui corpi macchina, ma anche sulle ottiche per il suo sistema X. Testimone è anche l'ultima ottica arrivata al 90 mm F2. Massimo Vaghi, incontrato in una delle tappe dell'X Evolution Tour, ce ne racconta tutte le caratteristiche. Ecco, qui possiamo vedere il 90 mm che è l'ottica di prossima commercializzazione. Questa è un'ottica molto avanzata, è un F2 di apertura. E la focale equivalente di 135 lo rende l'obiettivo perfetto per i ritratti. Questo va ad affiancare i 2,56 che abbiamo attualmente in gamma, che sono l'APD e il 56 normale, col vantaggio che questa nuova ottica 90 mm è anche resistente all'intemperie, quindi è weather resistant. È montata sulla X-T1, permette di scattare fantastici ritratti anche in condizioni climatiche avverse. Poi il sistema di messa a fuoco è molto avanzato, infatti qua abbiamo un motore lineare quadruplo. Questo lo pone ai vertici della categoria anche per quanto riguarda la messa a fuoco. Oggi ci sarà la possibilità di provare anche il nuovo 16 mm, che equivale a un 24, anche quello è weather resistant ed è molto veloce. Ecco, ricordo che la filosofia Fujifilm è quella di prediligere le ottiche fisse superluminose. Nonostante questo, Fujifilm ha a catalogo già diversi zoom, di cui gli ultimi due avanzatissimi sono ad apertura F2.8 costante, sono anche molto pesanti, però ricordiamoci che il vantaggio di un sistema PSC è quello che a parità di luminosità permette di mantenere un ingombro e un peso molto contenuto, e questo fa sì che il nostro sistema sia anche adatto per i fotografi che viaggiano spesso. Abbiamo incontrato anche un fotografo che usa Fuji per il lavoro di tutti i giorni. Ecco cosa ci ha detto Alberto Buzzanca. Mi presento, sono Alberto Buzzanca, fotografo professionista di Padova. Ho conosciuto la Fuji me ne sono innamorato. Prevalentemente faccio servizi moda, reportage, ritratti, dunque la trovo ideale per il mio modo di scattare, specialmente luce ambiente, utilizzo prevalentemente ottiche luminose, 56 è il mio preferito, utilizzo anche 35, 1 e 4, quasi sempre a piena apertura, le trovo eccezionali. Utilizzo le macchine Fuji prevalentemente in luce ambiente, le trovo eccezionali, specialmente nei passaggi tonali. Utilizzo prevalentemente in JPEG perché trovo che siano perfette dal punto di vista dei colori. Avendo utilizzato pellicola, trovo che questa macchina si avvicini molto a quel tipo di scatto di fotografia. Insomma. Trovo che le simulazioni film di questa macchina siano perfette per il mio modo di scattare e difatti le utilizzo spesso, specialmente il monochrome. La Classic Chrome è eccezionale dal punto di vista reportagistico, dei contrasti molto belli, perfetti per il mio stile.